Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Ilunga Axe ha partecipato al matrimonio del fratello minore, ma come si è vestito? Ecco tutti i dettagli. Ilunga Axe si sta preparando a partecipare all'Arbatax Music Festival che si svolgerà sul piazzale Rocce Rosse ad Arbatax, in Sardegna. L'evento si svolgerà dal 12 al 15 agosto e vedrà avvicendarsi tantissimi artisti di varie nazionalità. Il musicista milanese si esibirà il 14 agosto per la gioia di tutti i suoi fan che avranno una nuova occasione per vederlo e ascoltarlo dal vivo. Ma in che modo si è presentato al matrimonio di Luca? Ilunga Axe ha sorpreso tutti al matrimonio dell'anno. Ilunga Axe si è dedicato alla musica fin da ragazzo, debuttando nel 1992 con il singolo Nato per rappare, Sei quello che sei degli Articolo 31. L'anno seguente è uscito il primo album, Strade di città. Con il terzo disco, Così com'è invece il gruppo ha portato a casa 6 dischi di platino. Nel 1999 fu la volta dell'ultimo album completamente hip hop, mentre 2 anni dopo ha lavorato a Noi parte 2 degli 883. Con il sesto album, Domani smetto, il gruppo ha cambiato sonorità. A un certo punto però l'artista ha sentito la necessità di darsi alla carriera solista e per questo motivo nel 2006 è uscito, Di sana pianta. Inoltre è comparso nel primo album in studio di Marrakesh. Di recente, invece, insieme a Fedez ha organizzato il concerto Love Me in Piazza Duomo a Milano per raccogliere fondi a favore di una onlus chiamata Together to Go che si dedica alla riabilitazione dei bambini con problemi neurologici complessi. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, ha un fratello minore a cui è molto legato e che ha fatto parte del gruppo musical rap Gemelli Diversi. Ma come si è presentato a queste importantissime nozze? Ecco che cosa è accaduto esattamente. Parole sincere di un testimone, Ilunga Axe ha pubblicato una tenerissima dedica per suo fratello Luca, conosciuto anche come Grido. Quest'ultimo infatti, qualche settimana fa si è sposato con la bellissima modella Jill Nizzotti con cui era insieme già da diversi anni. Il cantautore ha augurato alla coppia di continuare ad amarsi come hanno sempre fatto. Inoltre ha elogiato Grido dichiarando che gli ha insegnato tante cose. Per l'occasione il musicista ha sfoggiato un elegantissimo completo color blu cenere, con tanto di papillon e occhiali scuri. Sorridente insieme al fratello e alla cognata ha partecipato a questa incredibile giornata per la sua famiglia in veste di testimone. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.